Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 3.2 Cecconi. Contraria Commissione e Governo, favorevole 5 Stelle, contrario Forza Italia, favorevole Sinistra Italiana, votazione aperta. Lombardi, Toninelli, Ravetto. Di Battista. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 3.3 Nuti. Contraria Commissione, contrario Governo, favorevole. Chiede di intervenire, prego. Grazie Presidente. Come faremmo senza il PD, veramente? Questa proposta chiede che le amministrazioni e gli enti pubblici abbiano l'obbligo di corrispondere alle richieste di collaborare con l'autorità al fine di agevolare l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti disposte ai fini di questa legge. Ecco, anche a questo tipo di norma, abbastanza semplice e chiara, il Partito Democratico e gli altri partiti dicono no. Questo rende l'idea di come, ripetiamo per l'ennesima volta, questa legge è un vero e proprio miraggio. Più ci si avvicina, più ci si rende conto che non esiste. Grazie. La ringrazio, non ho altri interventi, contrario alla Commissione di Governo. Bianconi, prego. Solo per dire che non è esatto, perché questo è un emendamento di buonsenso che noi voteremo con i conservatori e riformisti. La ringrazio. Onorevole Duva, a titolo personale. Sì, Presidente, quindi qui abbiamo. Volevamo mettere per legge, con questo emendamento che vorrei sottoscrivere del collega Nuti, volevamo mettere l'obbligo per enti e amministrazioni di comunicare i dati richiesti dall'autorità. Mi sembra la cosa più ovvia. Se noi stiamo facendo una legge sul conflitto di interessi, è normale che ci debba essere l'obbligo per legge e non che si lasci, cioè l'autorità può chiedere eventualmente aiuto. No, deve essere fatto per legge che desse l'amministrazione stessa a dare tutte le indicazioni.